terza giornata si è subito un hotspot, un punto di svolta in questa Unileague, perché se c'è una squadra che può fermare i campioni in carica di brusura sono proprio gli sto cazzo di Coco Gioia. E allora vedremo se in questa serata il ricordo dei giorni di gloria di brusura resta fino all'imbrunire. Buonasera e benvenuti a Brusura sto cazzo dalla telecronaca di Riccardo Cantarella e Andrea Varraco, e benvenuti a questa terza giornata di Unileague che si apre al meglio. Gioia è il secondo capocannoniere del campionato dopo Iacono, che ha fatti 7 in due giornate, diciamo, non da poco. È in coabitazione con Girgenti. Urso, può calciare, Urso, lo prova, è passantino, deve scaldare i tacchetti dello scarpone per mettere in corner e negare il vantaggio e brusura. Urso alza la testa, c'è poi tutto che si muove, Urso invece va da solo in pressing ancora, però Macaluso a recuperare il pallone. Urso appoggia per Poliziotto e si trova a posto, Poliziotto può calciare, si allarga, bene! E bravo Passantino a chiudere la porta in faccia, nel frattempo è arrivato Ciccio Vacante, non uno qualunque. Ok, Settimane, recupera il pallone, non pensiamo di filata, ancora Settimane, mettere dove è il Vacante! Un uso troppo grosso di Ciccio Vacante che voleva fare un super gol, in realtà fa un grosso, grossissimo errore. Sembrava Brozovic contro il Pordenone. Palla in mezzo, Vacante, la mette giù. Calciare Vacante, ben chiuso Macaluso, si sovrappone Rizzo, perde equilibrio Vacante, poi sotto la scuola della pelle di Stefani a memoria per Rizzo! Che azione questa! Bellissima, bellissima! Di brusura. Si è poco visto Girgenti che per ora rimane in panchina. Allora Gioia lo prova! Primo guizzo di sto cazzo, tre piedi di Coco Gioia e qui un primo brivido queste lì. Visti cazzi. Rizzo ancora per Girgenti, si gira su due maglie che adesso lo stringono a marcatura. Rizzo ancora per Cammarata che stoppa il pallone così così, può mettere in mezzo Girgenti, bravo ad inserirsi un po' meno, a far gol a Passantino perché la butta fuori, palla ancora rimessa dal fuori. Dai alla Stellino, Stellino. Stellino, lunga bracciata per Girgenti che stoppa, si rovescia Girgenti, sta per fare un gol favoloso Girgenti alla Tinnirello, forse anche meglio. Anche meglio. Cammarata, finito per Girgenti che è salito in cattedra, mette in mezzo per Rizzo, troppo in ritardo il numero 10 di brusura. E allora fermo tempo 0-0, divertente tattico ma soprattutto a porta romana. Super spot, questo mi piace. Poliziotto, la mantia rischia di recuperare Girgenti che adesso può calciare e stavolta non c'è Passantino che tenga in brusura, finalmente sblocca la partita, tanto per cambiare col solito Girgenti. Gambino si fa vedere, Salamone allarga per la mantia, la recupera Poliziotto e può calciare Poliziotto di prima, il palo a salvare sto cazzo da 2-0 e anche un po' sfortuna di brusura, c'è da dire. Sì. Poliziotto, angolo, ancora Rizzo, filtra il pallone e fa diretta al palo, è vicino al 2-0 in brusura. Cante si manda al bar e la barbera, ancora Settipani entra in area, Settipani può mettere in mezzo, invece calcia, altro palo per in brusura che adesso hanno alzato ancora di più il ritmo. Quello è troppo largo addirittura, rimessa laterale, sto cazzo faticano ad avere idee geniali come c'hanno in brusura costantemente. Settipani, Poliziotto a memoria ormai, Settipani la mette giù, supera la mantia, ancora Settipani, mette giù, Poliziotto sotto le gambe di Passantino, eccoli qui i due nuovi dei brusura, Poliziotto e Girgenti, la decidono la partita 2-0, 2 come numero di maglie Poliziotto che esordisce oggi, è il 30. Settipani per Cammarata di prima, facile Passantino cullare questo pallone. Gambino stoppa male Rizzo, Rizzo ancora Rizzo, può allargare per Settipani in mezzo, ancora per Rizzo, un tapin strameritato per mitraglietta Giuseppe Rizzo che fa 3-0, il migliore in campo è senza dubbio lui. Batti Rizzo, Salamone, c'è Macaluso dalla sinistra, invece è servito la mantia a destra, Salamone può calciare, è chiuso da due, da Urso e Rizzo, e il suo Urso brecca l'azione con Settipani, Settipani può servire Urso, invece va da solo, Settipani si accende su Macaluso, va da Urso, Urso calcia, ed è il 4-0 del brusura, calano i poker anche Sasa Urso alla festa dei gialli. Da. Punizione, c'è Gambino e Macaluso sul punto di battuta, probabilmente tirerà Gambino, prova di
sinistro, cambino di piazzone di Stellino, che forse è uno dei pochi interventi che fa in tutta la partita, e quindi lo prendiamo. Ciabattata in piccionaia. Ci riprovano visto calcio, continuano a provarci con Macaluso, anticipo di Vacante, esce bene Settipani, può calciare Settipani! Il secondo palo personale, il terzo totale di Brusura, che adesso non sono mai sazi. Vacante, è entrato anche Polizzotto così, tanto per aumentare la muraglia, infittire la muraglia, Polizzotto lo prova! Manca dalle mani a Passantino e la doppietta di Francesco Polizzotto, 5-0, che presentazione anche per il numero 2. Ma che presentazione di Brusura, ragazzi. Prova a far sballare Vacante, poi appoggia Salamone. Salamone ancora per Macaluso, vede la porta, può calciare Macaluso. La chiusura di Polizzotto, che ricorda anche un po' Daidona per come si muove. Eh sì caro Gabbana. No, e questa è forse la nota dolente della giornata per il Brusura. Gol concesso di Stocazzo, gol di La Barbera, che conta proprio praticamente niente sul tabellino della gara. 5-1 per il Brusura, che adesso sono davvero insostenibili. Migliore in campo Giuterizzo. E allora, super sport.